Applausi tanti e convinti per una Vastese che gioca bene, costruisce ma non finalizza. Paga dazio agli episodi e a un tantinello di sfortuna. Una beffa alla prima sconfitta stagionale nel primo giorno di campionato da capolista. Gli aragonesi sapranno crescere imparando dai propri errori. Bello il colpo d'occhio dell'Aragona, Polverera carica di entusiasmo col campo basso e i suoi tifosi in brodo di giuggiole per il colpaccio esterno. Si ricorda Vincenzo Cosco sugli spalti, Trade Union che mette d'accordo entrambe le fazioni. Sul campo sarà poi battaglia in una sfida apertissima, in tridenti a confronto e tante occasioni. Parte bene la Vastese con gli stessi interpreti della sfida vittoriosa al Matelica. Al terzo e subito traversa con Fiore, poi la botta di Felice al decimo, fuori di poco sulla destra. Ancora a scambio Felice Prisco che incrocia, respinge il portiere molisano. Fuochi d'artificio al pronti via, col campo basso che saprà riorganizzarsi col passare del tempo. Prima si salva Russo su conclusione di Improta, poi l'episodio che spezza l'equilibrio, ventunesimo, il signor Bertozzi di Cesena ravvisa un fallo di mano del terzino Manisi contestatissimo dai padroni di casa, rigore realizzato da Surand. È un buon momento per la robustezza del campo basso che finisce il tempo prima con un contropiede sventato da Russo in angolo su conclusione di Soudan, sempre lui, poi addirittura raddoppia con Fioretti, solo Soletto che di testa non si fa pregare. Vastese sotto shock? Assolutamente no. I biancorossi di Colavitto partono a sprombattuto e riaprono il confronto già al terzo della ripresa, su azione insistita propiziata da Prisco, poi rifinita dalla botta di Felici. Aragonesi che accarezzano il pari al dodicesimo con Fiore, il portiere Palumbo salva, porta e vantaggio. Colavitto inerba l'offensiva con Galise e Marinelli, gli attacchi saranno insistiti e continui ma il campo basso arretra e si difende, anzi al 41esimo e Fioretti al colpire la traversa. Scemano le forze, si alza bandiera bianca ma tra gli applausi convinti e già questo basta salvare la domenica. Queste sono sconfitte che comunque fanno crescere il gruppo, ci fanno maturare, quindi i ragazzi sanno che è un campionato difficile, che bisogna lavorare sodo durante la settimana e cercare in tutti i modi di essere un po' più cattivi sotto porta. Posso dire che comunque i ragazzi hanno dato veramente tutto per i 95 minuti, quindi non ho nulla, ma veramente nulla da rimproverare a loro. Siamo venuti a giocare una partita, siamo avanti con un'ottima squadra che gioca molto bene a calcio e penso in questa categoria è difficile vedere partite del genere. Bella intensità, qualità di gioco di entrambe le squadre, penso abbiamo fatto qualcosa in più e abbiamo meritato la vittoria.